Heiß ging es her, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier nun in der Zeitspringprüfung im Rahmen der Juniorentour bei den Amadeus Junior Specials in Lamprechtshausen. Und die Italiener haben wieder alles auf eine Karte gesetzt und zum Schluss mit einem strahlenden Sieger hier brilliert, nämlich mit Luigi Del Brete und seinem Pferd Ciringo Marese. Luigi, complimenti per questa gara, ottima gara, più veloce di tutti gli altri, come è andato? Bene, bene, Carlo è uno specialista in queste gare di velocità e quindi sono contento che ho vinto anche oggi qui a Lamprechtshausen, che è sempre una soddisfazione, sempre molta gente, il clima è fantastico e quindi sono contento. Tu sei veramente un amico della nostra organizzazione perché sei sempre qua anche a Salisburgo, a Lamprechtshausen. Cosa ti senti in questi concorsi? È un piacere, vengo sempre perché è un piacere stare qui con voi. Le gare, il livello tecnico è molto alto, ma anche a livello umano mi trovo molto bene. Il clima è sempre fantastico, c'è sempre molta gente che guarda le gare, quindi è sempre un piacere concorrere in queste gare qui. Qua sono veramente tanti cavalieri da tante nazioni con tanti cavalli, ma non tutti montano con il livello veramente alto. Questo è, secondo gli tanti chef d'équipe, è meglio perché abbiamo due giri, un giro basso e un giro alto e così tutti hanno la possibilità di montare e di prendere un po' di esperienza. Sì, sì, no, questo è giusto, in modo che i cavalieri meno esperti ed emergenti possano fare esperienze in questi campi che sono molto difficili, in cui è molto difficile montare per la prima volta, quindi è giusto che in queste categorie si aiutano i cavalieri emergenti, ecco, a fare esperienze e poi magari alzare anche di più gli ostacoli e montare anche nelle gare un po' più grandi, che sono molto difficili perché i chef d'équipe sono sempre delle persone importanti che vengono a lavorare qui, quindi i percorsi sono sempre impegnativi e è bello così. Questo non è l'ultimo concorso internazionale in Austria, in questa zona, perché le prossime sono in Salisburgo, un concorso di più importante in Austria degli altri, e tu vengo sempre qua. Arriva anche quest'anno a Salisburgo? Sì, 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 spero di sì, voglio venire a tutti i costi, perché è un concorso veramente bestiale. Mi diverto moltissimo, è un concorso completo in cui c'è tutto e quindi non voglio assolutamente mancare. Tu fai domani anche il Gran Premio del Juniors? Sì, monto il mio cavallo di punta, l'EB Castello. Venerdì non era molto in forma, speriamo per domani andrà meglio. Bocca al lupo anche per domani. Crepi il lupo, grazie.